Atalanta. Valzania torna alla Cremonese. Il centrocampista dell'Atalanta Luca Valzania vestirà ancora una volta la maglia della Cremonese, dove ha collezionato già 70 presenze, condite da 7 reti e 5 assist nelle ultime due stagioni. AOR verso LA Premier League. Juventus tagliata fuori dalla corsa USM AUAR, secondo le 10 Sport infatti, per il centrocampista del Lione è un testa a testa tra Arsenal e Tottenham. Fiorentina e Bologna, interessa a Rugani. Una o due cessioni, la Juventus si prepara a sfoltire la sua difesa e come riporta questa mattina Tutto Sport potrebbe salutare sia Merid Miral che Daniele Rugani nel corso dell'estate. Secondo quanto riporta il quotidiano, sul centrale italiano si muovono in particolare Fiorentina, Bologna, Besiktas e Betis, Galatasaray, Kurzawa e LIOSK e a sinistra. Secondo quanto riportato da RMC Sport, Lewin Kurzawa potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. Il club francese è molto vicino all'accordo col Galatasaray per la cessione del terzino sinistro. Club turco che ha trovato l'accordo anche per Alioski, esterno nordmacedone svincolatosi da Leeds. Udinese, occhi su Wendel. L'Udinese valuta un nome nuovo per rinforzare la fascia sinistra. I friulani stanno lavorando su Wendel, terzino sinistro brasiliano del Bayer Leverkusen. Un colpo che sarebbe molto interessante per Gotti e per l'Udinese e Salernitana su CE. In uscita dal Cagliari, Alberto Cerri ha diversi estimatori in Serie B e piace anche all'Udinese in Serie A, ma in queste ore c'è stato anche il sondaggio della Salernitana, alla ricerca di un attaccante dopo aver perso Gennaro Tutino per fine prestito. A riportarlo è l'Unione Sarda. Napoli, Di Lorenzo ha rinnovato, la SSC Napoli comunica che è stato depositato il prolungamento del contratto del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2026, Inter, Inzaghi vuole Keita, l'Inter accelera per Keita a Balde. L'attaccante spagnolo ex Lazio è una delle richieste di Simone Inzaghi per l'attacco e oggi il club ha incontrato il suo agente Federico Pastorello. Queste le sue parole ai microfoni di TMW. L'incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L'Inter può stare tranquilla su Lukaku. Romelu ora è in vacanza meritata. Sono venuto per parlare di Keita a Balde, l'Inter è ancora interessata, Inzaghi lo conosce molto bene e si sta valutando. Venezia, ufficiale LACQUISTO di Tanner TESSMANN. Il Venezia piazza un ottimo colpo in prospettiva per rinforzare l'organico del ritorno in Serie A, è infatti ufficiale l'acquisto del centrocampista statunitense Tanner Tiedemann, che arriva a titolo definitivo dalla FC Dallas. Dalla Germania, Dortmund rifiuta maxi offerta Chelsea per HALAND. Il Borussia Dortmund ha rifiutato la proposta del Chelsea di includere due giocatori come parte dell'offerta per Erling Haaland. Secondo Sky Germania, il Chelsea avrebbe offerto Tammy Abraham Callum, Hudson Odoi insieme ad un robusto conguaglio in denaro per arrivare ad Haaland. Il Dortmund, tuttavia, è fermamente convinto che Haaland rimarrà con loro per almeno un'altra stagione poiché qualsiasi potenziale accordo per l'attaccante costerebbe al Chelsea circa 150 milioni di sterline. Milan, senti il papà di VLASIC, c'è qualcosa? Nicola Vlasic, 23enne croato del CSKA a Mosca, interessa al Milan. La conferma arriva dal padre Josko che ha parlato a Net.hr, sì c'è qualcosa ma è tutto quello che posso dire. Meglio non parlarne molto, finché non si chiude. Olanda, Robben lascia Groningen e annuncia ritiro a 37 anni. Con poche e stringate parole sui social network Arjen Robben annuncia il ritiro definitivo dal calcio giocato all'età di 37 anni. Cari amici del calcio, ho deciso di interrompere la mia carriera calcistica attiva. Una scelta molto difficile. Voglio ringraziare tutti per il commovente supporto. Saluti, Arjen, si legge sul profilo Instagram dell'attaccante olandese che nell'ultima stagione ha militato nelle file del Groningen. Cagliari, TRIPALDLLI vicino alla SPAL. Alessandro Trifaldelli è pronto a lasciare il Cagliari a titolo definitivo dopo un solo anno.
l'ex Sassuolo è vicinissimo al trasferimento alla SPAL per 300.000 euro complessivi. Una cessione, quella del terzino, anticipa ieri dal presidente Giulini in conferenza stampa. Milan, accelerata per Caio Jorge, e Caio Jorge la punta giovane in cima alla lista dei desideri del Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbe concretizzare questa operazione subito, per battere la concorrenza europea, senza aspettare gennaio quando il giocatore sarà svincolato. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro.